Dopo i malumori e le critiche incassati nella consigliatura, ormai alle spalle per le condizioni disastrose delle strade di Teramo, l'assessore comunale alle manutenzioni Rudy Di Stefano è motivato a riscattarsi e così, dallo scorso 14 luglio, ha preso il via l'intervento di rifacimento degli asfalti che, partito dalle frazioni e dalle periferie, sta ora interessando le vie principali della città. In questo momento stiamo lavorando in via Pepe, via Fonte Regina. Ieri si è provveduto a scarificare, quindi a levare l'asfalto esistente, e oggi stiamo procedendo con il nuovo asfalto. Ricordo avevamo fatto in passato alcune frazioni, quindi Piano della Lente, Villa Falchini e Villa Vomano. Adesso, appena completate le due vie che vi ho detto prima, proseguiremo per via Le Crispi e via Po. Stiamo vedendo proprio in mattinata con i tecnici che tipo di interventi fare, perché lì ci sono un paio di pezzi effettivamente problematici dove, oltre a scarificare, sarà opportuno fare un po' di bonifica, quindi scavare un po' di più dei soliti 10 cm che scaviamo noi per scarificare, arrivare almeno a 30, 40, 50 cm se serve, rimettere tutto materiale buono, perché il grande problema delle strade nostre è proprio questo, che purtroppo oltre a rifare gli asfalti bisogna rifare anche i sottofondi, perché molte volte ci troviamo materiale purtroppo precario, tipo sabbia e quant'altro, quindi non resistente, e quindi a forza di rifare asfalto comunque a distanza di 2-3 anni si rivedono tutte quelle varie ragnatele o comunque l'asfalto è malmesso. In questo modo certo costa di più, però risolviamo il problema definitivamente. La somma deliberata per i lavori, che si concluderanno a fine agosto, ammonta a 190.000 euro, importo che però non è sufficiente a coprire le spese effettivamente necessarie. Ieri, ultima notizia, la voragine che si è aperta in pieno centro storico, come verrà sistemata? Sì, quella proprio sia ieri ma sia stamattina sono fatti una serie di incontri tra il nostro dirigente, la ASL e il Ruzzo, interverrà pure il Ruzzo perché si è rotta pure una fognatura nel frattempo, mi dicono, quindi adesso inizierà prima il Ruzzo a riparare la fognatura e poi la ASL si interesserà di richiudere il buco, immagino, quindi comunque so che interverranno loro, sempre coordinati insieme al nostro dirigente del comune.